Sistemando due o tre cose, eh. Ci so, è eh, che qui è tutto un filo, è tutto un affare, un lavoro. Aspettate un attimo. Oggi, tra l'altro, vi dovreste vedere anche meglio. Bada qui, ba, bada che la voi. Si vede addirittura tro, troppo bene perché si vede questo, questo coso bianco che, che, che mi dà noia. Va bene, ma il coso bianco sappiate che verrà risolto a, a brevissimo da, da cose incredibili che stanno per succedere e per arrivare. Mi dovreste, dicevo, vedere anche meglio perché ho leggermente cambiato le luci. E, sapete che io sono un master delle luci, cioè... Come metto io le luci? Nessuno mai nella storia de dello stream, e, e quindi ora dovrebbe andare meglio. Saluto Lele Cortese, saluto Raffaele. Oggi, niente storia su Instagram. È vero, me ne sono scordato. Tra l'altro, sfrutto l'occasione, saluto anche Sami97K, per dirvi questo. Mm ho intenzione di incrementare la mia presenza su Instagram perché ho di fatto abbandonato gli altri social dal momento che non ce la fo a stargli dietro a tutti quindi Twitter, quindi Facebook e tutta quella roba lì eh, però Instagram volevo incrementarla un attimo ma c'è una cosa che mi dà noia e la cosa che mi dà noia è questa che non posso chiamarmi su Instagram campo aperto perché ce n'è già un altro che tra l'altro è un account inutilizzato se voi cercate Campo Aperto senza numeri, Campo Aperto e basta, è un account inutilizzato. Zero post, c'ha cioè tipo due segui... Cioè, io ho provato a contattarlo, non c'è verso di, di... Quello è un account perso, morto, e non so come fare per poterlo, capito, carpire e prendergli il nome. E, e, e Quando riuscirò a fare questo... Prometto che eh, incrementerò la mia presenza su Instagram perché il mio disturbo ossessivo compulsivo campo aperto 2 gli dà proprio noia. Eh, questo è quanto. Eh, saluto, saluto tutti che nel frattempo siete arrivati. C'è l'Olimpia. Lo so, ragazzi. Purtroppo eh, gli orari sono questi, bisogna rispettare un minimo la programmazione. Stasera si è beccato la partita. Eh, purtroppo, purtroppo, vedi che si nota anche sa podcast la, ha notato l'incremento della qualità. Bene, sono felice. Eh, grande Edo, titolo top, dice Loren di YouTube. Ma è quello che penso veramente. Cioè, io a questo punto mi chiedo questo. Perché, tra l'altro, e mi ricollego anche alla domanda di Andre Barra lì sotto: che ne pensi di Griffin ai Nets? Poi, solita domanda sugli Hawks, e che ne pensi di Young che non sia stato convocato per lo Stargame? Eh, discorso Nets: non è chi è, ma te. Chi è? Matteo Giordi15 grazie mille di cuore che si è abbonato ha evocato Mefiondu, le campane, tutta quella roba lì. E tra l'altro, signori miei, gli abbonamenti di questo periodo sono particolarmente fruttuosi per coloro i quali si abbonano. Perché sabato, quindi dopodomani, ci sarà una live durante la quale io spiegherò il nuovo regolamento dell'All Subsaturday, Saturday, spacchetteremo quella laggiù che è il computer di Shot Porter. E ci saranno novità interessanti per l'Old Saturday e quindi per tutti gli abbonati. Molto interessanti, perché c'è delle robe che non ve lo immaginate nemmeno. Ma tornando a noi. Eh, i Nets non solo hanno preso Griffin ma ora stanno dietro anche a aggiungere un altro lungo perché giustamente c'hai il quintetto di All-Star perché c'hai Harry Irving, James Harden, Kevin Durant, Blake Griffin te ne manca uno c'è Andre Jordan ma insomma Di Andre Jordan non è che... Eh? e quindi stanno dietro o a Drummond o a Demarcus Cousins che, che vi devo dire? che vi devo dire? Mm, le ultime volte in cui nella Lega... Ci sono state queste mega squadre, non sono andate benissimo. Sto pensando a, a, agli Warriors, sto pensando ai Lakers di Carmallon, Gary Payton, Shaq e Kobe Bryant, ehm... mm? Mm? ma anche con, con Dwight Howard e Steve Nash. Insomma, di solito quando cominci, fino a tre la, la, la sorte e gli dei del basket hanno rispetto di te. Con il quarto, e se tanto tanto dovesse arrivare anche il quinto, ti, ti metti contro la cabala. Capito? Quindi non lo so. Poi entreremo anche durante la live nel discorso un po' più tecnico legato a Blake Griffin. Questa era soltanto così una introduzione. Il discorso di Young. Allora non sta facendo secondo me, paradossalmente l'anno scorso eh, si, stava, si stava crescendo su livelli potenzialmente superiori, quest'anno per Trae Young io non sono di quelli che dicono che sta facendo una un'annata flop, secondo me non è così. Però, diciamo che è un'annata un po' di stallo, come era stata, per esempio, quella dell'anno scorso per Jason Tatum. Io penso che la crescita di Trae Young possa riprendere, continuare, migliorare ancora di più. Ma eh, quest'anno è un po' di stallo. Avete visto Jason Tatum? Dopo l'annata di stallo si è ripreso e è a bomba proprio. E poi. Aspettate, eh, perché... Ehm, kitchen Brain, siamo nei messaggi riscattati. Allora, chi arriva ai Lakers per l'assenza di, monosci di Monosciglio? LeBron fa un, fra un po' va in burnout da minuti per anno di vita. E, e LeBron sta giocando parecchio, ragazzi, però è anche vero che... Fino Ad ora, fino a questo momento, non è mai stato un grossissimo problema. Io non credo che i Lakers vogliano investire troppo a questo giro sul mercato perché c'è ancora tanto. Sinceramente, da sistemare in quella squadra il periodo di adattamento che c'è stato fino ad ora. Secondo me, non è stato sufficiente per poter capire bene dove investire e quando investire. Io mi auguro, soltanto. Ma questa è una mia opinione personalissima che non si voglia cercare di arrivare alla Marcus Aldrich, che è stato recentemente messo sul mercato dagli Spurs, perché non ci direbbe niente, ma proprio niente, nel gioco dei, dei Lakers e mi, mi sento che però eh, è uno dei papabili. Dice sa podcast. Ciao, vedo l'NBA con il caso Myers-Leonard. Si riconferma una lega di persone intelligenti. In un'epoca con una Hansel culture così in voga, una clemenza e una comprensione così non è scontata. Come vedi il ruolo di Zion nel futuro? Continuerà, continuerà a giocare da point Zion? Allora, discorso Myers-Leonard. Ehm, secondo me, vi dico a, pa a, parte, a parte tutto, eh, noi no non possiamo. Almeno io non posso comprendere bene l'entità della cosa perché l'espressione che lui ha usato a noi ci viene tradotta. E quindi no, non si capisce la gravità che può avere l'espressione nella lingua originale in cui l'ha usata lui. Però è un qualche cosa che è anche tradotto. Insomma, va punito per forza, perché sei comunque un personaggio pubblico e quindi non, non ti puoi lasciare andare. Che poi, tra l'altro, io se proprio volete che vi dica la mia, secondo me lui non si è proprio palesemente reso conto della gravità di quello che diceva. Perché se vedete la clip, lui la, la dice come, come se fosse una cosa così, un'esclamazione, quando uno gioca e si fa prendere, ma no, non, aveva, no, non aveva la consapevolezza di quello che stava dicendo in quel momento, della gravità. Eh, però l'NBA, insomma... Giustamente in questo caso ha preso provvedimenti, tra l'altro eh, anche lì bisogna un attimo pesare l'entità del provvedimento: perché 50.000 dollari se lo fanno a uno di noi è la fine de de del mondo, se lo fanno a un giocatore NBA, per quanto Myers Leonard non sia. Kawaii Leonard, per dirne uno, eh, comunque se, se la può cavare un pochino meglio. Poi, ora l'hanno inserito. Ho visto in uno di quei programmi eh, di, di educazione culturale, civica e cose varie. Secondo me non sarà un ban dalla Lega definitivo, come qualcuno chiedeva. Eh, ci sta, ci sta, però è giusto che paghi, insomma, assolutissimamente. Eh, discorso Zion, io spero che smetta, sono sincero, di giocare da point Zion, perché far fargli portare avanti il pallone è, è la cosa che lo istiga di più a andare uno contro tutti a sbaragliare difensori tipo Birilli, che è la cosa più tremenda che possa succedere sia a Zion che a Yannis. E allora forse sarebbe meglio per entrambi farli... Iniziare l'azione la, la, non con la palla in mano, perché se cominci con la palla in mano ci devi avere anche la lucidità e l'intelligenza di capire quando puoi provare a sfondare il muro della difesa e quando invece ti devi fermare, e ci devi avere anche la prontezza non solo di fermarti, capire quando ti devi fermare, ma di non far. Abortire completamente il gioco perché spesso Iannis arriva affogato uno contro tutti, poi capisce che non c'è modo di sfondare, rischierebbe lo sfondamento. Allora si ferma, palla in mano e comincia a guardarsi intorno speranzoso che arrivi qualche duno a pigliare la palla e quello inibisce qualsiasi tipo di ritmo dell'attacco dei Bucks. Eh, quindi, non essendo secondo me dei giocatori che possano sviluppare nel brevissimo periodo questa capacità di leggere le situazioni io preferirei vederli partire non con la palla in mano entrambi spostati da quattro in pianta stabile non mi sembra però che le due franchigie la, la vedano come me se proprio vi devo dire la mia eh? Eh, Matteo Giordi è vero, aspetta, Matteo Giordi se era abbonato io ho perso la domanda aspetta un attimo eh, grande Edo, tre mesi, mezzo pallone e domande sui Knicks casuali. E eh beh, eh beh, domande sui Knicks, ragazzi. Che, che si può dire di una squadra che, che continua a essere tra virgolette presa in giro da tutta la lega? Ma che ha a mio modestissimo parere, uno degli allenatori più preparati. Poi eccede, eccede nella gestione dei leader, eccede nella, nel... nel com, come lo, lo si potrebbe definire? L'ortodossismo difensivo che ha, eccede, è, è uno che eccede. Però è uno degli allenatori che io vorrei sempre avere. E in questo contesto, Nix, ci sono, si era detto anche altre volte, ci sono dei casi che io mi aspettavo fossero già saltati per aria, tipo... Julius Randall che invece stanno sorprendentemente rispondendo bene. Quindi occhio, perché la terza reincarnazione di Tom Thibodeau, dopo i Bulls, dopo i T-Wolves, ora i Knicks, potrebbe essere quella buona. E tornando al discorso di Matteo Giordi dice... Eh, bella domanda a tema libero sui Knicks. Vai te. Io mi sono casato sullo speciale basket room monografico su questi nuovi Knicks. Un po' fortunati rispetto al tiro da tre subito: eh, subito o subito. Non lo so, comunque non ho visto ancora lo speciale di, di Basket Room, sono, sono eh, sincero, eh, però penso che lo recupererò anche perché quando si parla dei Knicks, tutto sommato c'è sempre qualche cosa da, da, da eh, approfondire maggiormente. Mm, dopo averlo visto giocare non sono d'accordo con la stampa newyorchese ne new che nutre tutti questi dubbi sulla convivenza possibile tra Quickly e Derrick Rose, sinceramente. È un argomento di tendenza. Eh, nei, nella, nella grande mela, nel senso che ora come ora la domanda principale che si fanno non è: ma si piglierà un altro star? Ma si diventerà una squadra credibile? No, la domanda che si fanno è: ma Derrick Rose e Immanuel Quigley riusciranno a convivere nell'attacco così schematizzato di Tom Thibodeau? Io non ho, non mi farei, sinceramente, di questi problemi. Se fossi in loro, è l'ultimo dei problemi. Qui però mi sta sorprendendo. Non penso che da qui alla fine dell'anno possa ambire a vincere il titolo di rookie dell'anno. Però non lo, non lo facevo neanche a questi livelli, so sincero. Ehm dice White One, sono tornato intanto nel frattempo in chat normale, eh, impressionante come una parola possa praticamente rovinarti la vita. Nel mondo del web eh, in parte purtroppo, in parte per fortuna è così. Perché in parte purtroppo, perché cioè, basta vedere qui su Twitch, se uno si lascia scappare una cosa che non dovrebbe dire, perché magari è in un momento, che ne so, eh, ripeto, particolarmente preso a un videogioco, cose varie, si rischia il ban, ma non solo il ban per un periodo, ma il permaban ban e, e non puoi neanche rifarti un altro canale, insomma, è, è, sono provvedimenti importanti, questo dalla parte del creator purtroppo, però... Tanto dalla parte del creator quanto dalla parte dell'utenza, per fortuna perché comunque si dà finalmente anche nel web un po' di peso alle parole, che invece nella prima ondata dei social, Facebook e compagnia, uno poteva dire e fare più o meno quello che voleva, nascondersi dietro un nick, un po' d'anonimato e era finita lì. Quindi, boh, c'è sempre il rovescio della medaglia. Per ma da Twitch, infatti, anche, anche Leonard. Uh -huh. Aspetta, eh. Eh, che mi dici della partita di Memphis di ieri sera dice il buon sir non lo so io continuo a avere dei dubbi sull'evoluzione di Jamoran eh, perché lo stanno, lo stanno indirizzando verso la strada di Russell Westbrook e, e invece, secondo me potrebbe addirittura essere anche qualcosa in più, qualcosa di diverso. Si potrebbe lavorare un po' di più sul tiro, sulle conclusioni anche fuori da, dal perimetro. E, mi sembra invece che, che la strada sia ormai bella, bella indirizzata da parte dei Grizzlies. E boh, 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 secondo me si sta un pochino limitando. Tutte le volte che vedo, che vedo Memphis, penso a questa cosa qua. oltre al fatto che penso a quanto sia effettivamente. A volte mi viene da dire sottovalutato Valanciunas. Altre volte però dico: ma magari c'è. Qualche cosa dietro, cioè, magari è veramente uno di quelli che lavora soltanto per le statistiche. Perché io penso se si fa una, una ricerca e magari la possiamo anche fare negli ultimi dieci anni: il giocatore che ha più partite da 20 più 20, per me è Valanciunas se non è primo, è il secondo o terzo, eppure non viene mai considerato tra i grandi del ruolo nella lega. Per l'aspetto difensivo, per l'aspetto più che altro. Del mordente, un attimo, no? Di, di, di presenza, anche di, di leadership, eh, boh, boh, diciamo che è il worst case scenario per Carla Anthony, Anthony Towns. Altra squadra, altro scenario, altro palcoscenico, ma il rischio è, che passa è quello lì, di diventare un, un Valanciunas versione 2.0 upgradeato, eh? Eh, hai sentito, dice Lele Cortese, le dichiarazioni di Hersu Wiseman? Sì, l'ho sentite, sono abbastanza d'accordo, nel senso che è bene, visto che si ha a che fare con un rookie, tra l'altro, sottolinearle queste cose e fargliele un attimino pesare, non perché sia particolarmente grave se ora deve saltare una o due o qualche partita, non è quello il punto, il punto è che si deve rendere conto che uno non è più al college, due è un elemento importante della squadra, 3 è un professionista e quindi se ci sono delle tabelle di marcia da rispettare se ci sono delle cose che ti vengono richieste per il bene della squadra e per rispetto dei tuoi compagni e del ruolo che hai in campo per la tua squadra, non te ne puoi dimenticare, non puoi dirmi mi sono scordato di farmi tampone perché non, non, non ti viene concesso per cui fa bene, ma ovviamente non è che bisogna insegnargli niente a Kerr, eh, voglio dire ha imparato da Popovic e eh, questo è quanto Ehm... Aspettate eh! Siamo sempre in chat normale. Uh, dice Matt Batteria edo però a parte il banner bisogna parlare di tutti i contratti di sponsor che si sono ritirati e la franchigia l'ha sospeso una cosa non da poco per la sua vita assolutissimamente, eh, però questo rientra anche nel discorso di essere un personaggio pubblico, cioè se una roba del genere la dice uno streamer X qualsiasi è la piattaforma che prende provvedimenti, ma se la dice un personaggio pubblico non solo è la piattaforma che prende provvedimenti ma è anche l'area di Interesse pubblico e lui ricopre nella società perché non è soltanto uno streamer. Poi sto fatto che i, i giocatori NBA ora si siano tutti dati allo streaming, io fossi in una franchigia non sarei per niente contento, ma non perché io voglia limitare lo spazio di parola o voglia fare chissà quale tipo di censura, ma perché è un rischio in più, cioè non solo devi stare attento a quello che dici quando ci sono i giornalisti, durante la partita, quando sei in pubblico, ma anche a casa, nel Privato nei pochi momenti di svago che hai perché sei in diretta e ti guardano. Ipotizzo ora: io non ho visto quanta gente c'era collegata, ma migliaia se non decine di migliaia di persone, e quindi è un rischio decuplicato. però ci sta. Dice: aspettate, eh. Eh, dice Xinxin xin 82, spunto di riflessione: nel team Lebron c'erano Doncic, Johic, Iannis, Sabonis e Gobert. Euroteam contro USA Team? Eh, sì, in un, certo senso, in un certo senso, sì. però sai anche il fatto semplicemente di non chiamarlo così può sembrare una bischierata, ma in realtà toglie qualsiasi tipo di competitività, di attaccamento alla maglia, perché comunque era il team Lebron c'erano tanti giocatori europei, o comunque non statunitensi, ma era il team LeBron. Quindi non è che, capito, se invece fosse stato EuroTeam, e allora lì la cosa prendeva tutto un altro pigolo. E questo è un riferimento all'ultimo video, penultimo video, non mi ricordo, penultimo video sul canale in cui eh, ho detto la mia sullo Stargame, e, e sinceramente eh, sono stato anche un, un po' troppo tranchant, forse, ma vabbè, ci sta. Ehm... Tim LeBron è nettamente superiore, dice Manny 22, assolutamente, ma cioè anche vedendole le squadre così, poi io pensavo che comunque potesse essere un minimo più lottata la cosa, perché l'impegno reciproco era minimo, in realtà non lo è stata, ma il durante non ha saputo, l'ha saputa molto più fare nella realtà, la squadra che non ne ne nello Star Game, eh? Um, aspettate che torno un attimo in, nei messaggi riscattati Davide TS quasi gaming non sarebbe possibile diminuire la difficoltà dei liberi nei vecchi giochi si poteva PS la 2K non è cinese statunitense neanche quella scusa c'hanno. è vero però io non so perché forse perché eh, non lo so io l'ho sempre identificata come cinese eh, non, non so, forse perché inizialmente, quando presentarono i primi giochi, parlavano tutti gli, gli ingegneri, i super ingegneri della 2K. E tanti erano cinesi. E quindi io ho questa immagine, o comunque asiatici. E io ho questa immagine nella testa, e per me sono cinesi, anche se in realtà non lo sono. La difficoltà dei tiri liberi non lo so. Cioè, si può diminuire, ma incide. Perché penso che sia, cioè, io almeno avevo inteso che era una difficoltà quando gioco io, per me che gioco, magari aumento la difficoltà. Che ne so, è più difficile la stanghetta, si muove più veloce, ma quando gioco al computer incide? Non lo so, Beh, indagheremo. Eh, sa podcast io commenti sull'esordio di Mennion. Comunque, per quello che dicevi prima su Moran sta tirando col 21 da 3. Peggio di lui ha fatto solo a capo quadro tirando a 0 su 12. Ma infatti, ma infatti eh, sta tirando male, sta tirando poco. E soprattutto si vede che tira in situazioni in cui o. Oh, suona la sirena o è proprio necessario perché c'è tipo 20 km di spazio, non c'è mai un, un gioco costruito per liberarlo al tiro. E io invece su questo ci lavorerei, perché se poi ti metti nella testa che non puoi tirare e che tiri solo quando sei costretto per vicissitudini avverse, tirerai sempre peggio. E siccome è giovane e siccome si deve ancora formare come giocatore, anche fisicamente, io ci lavorerei e ci insisterei un po' di più. Comunque, a parte questo, e eh, commenti sull'esordio di Mannion, non è andato male, ragazzi. Nico Mannion mi ha sorpreso. Voi sapete, io l'ho sempre detto: per me, Nico Mannion è un giocatore che in NBA ci può stare, però non è niente di particolare. e L'avrei visto meglio in Europa. In realtà, tutto il percorso di crescita che ha fatto in G League, eh, tutto quello che, che comunque ha dimostrato di poter dare in un palcoscenico di livello assolutamente diverso, inferiore, quello che vi pare. Però gli è valso la chiamata e durante la chiamata, in quelle piccole situazioni in cui poteva far vedere qualche cosa, c'è stato. È il primo passo, in NBA si sa, i, i giocatori proprio, a meno che tu non sia proprio l'all star, il go to guy della squadra, vivi di questi piccoli episodi, vivi dei 30 secondi in cui ti mettono magari la partita è andata ma fai una cosa che rimane in testa all'allenatore oppure meglio ancora fai vincere la squadra perché sei nel quintetto in cui giri particolarmente bene. Piccoli episodi ti consentono di avere più spazio e te la costruisci così la carriera. Poi gli Warriors, insomma, è, è, è un posto buono dove, dove poter crescere, ehm. Aspettate, sono sempre nei messaggi riscattati. Raffaele 4889, ciao vedo. Come valuteresti fino ad ora i miei nuggets? A inizio stagione erano troppo yochic dipendenti, giustamente. Ora però mi sembrano in crescita anche gli altri. Io continuo a essere fiducioso su di loro. E poi un'altra domanda. Io non capisco il progetto, Rohez. Si punta su Wall, Ola Deep e Cousins. E poi uno viene tagliato. E gli altri due sembrano già in partenza. Ora sono anche a 13 sconfitte consecutive. Dove lo vedi il futuro di Oladipo e Wall? Secondo me ragazzi i Rohes non hanno una grossissima idea in questo momento ed è normale perché nel momento in cui ti va via non soltanto i leader, il leader è stata consecutiva la cosa, conseguente anzi non consecutiva, ti va via quello che c'era dietro, quello che studiava i numeri, il famoso analista dei numeri che era Daryl Mori e, e parte tutto da lì, l'idea del progetto, l'idea della squadra. Poi dopo di lui sono andati via anche quelli che formavano il nucleo fondamentale, ora siamo in ricostruzione e mi sembra che tutte le mosse che stanno facendo i Rockets sono... Questo per questo ci guadagno anche solo quante niente ora sul momento in questo esatto istante come valore del giocatore lo fa. Cioè, non stanno guardando troppo più in là, non stanno guardando a due o tre anni, non stanno puntando a fare un progetto, stanno puntando a guadagnare qualche cosa da ogni trade che fanno. Sinceramente, io l'ultima che ho letto che sembrava fantascientifica ma è, era un dato di fatto era la trade tra Wall e Tyler Hearrow non capisco perché mai Miami dovrebbe accettare una cosa di questo genere cioè dare via uno dei prospetti più interessanti per quanto anche lui quest'anno sia un po' in una situazione di stallo rispetto all'anno scorso ma sempre il prospetto interessante rimane per prendere un giocatore non voglio dire vecchio, ma comunque con tanti chilometri sulle gambe. Non voglio dire injury prone, ma comunque con diversi acciacchi dal qua dai quali è anche brillantemente risorto. E soprattutto, un giocatore con pochissima esperienza ai playoff, con un tipo di gioco che non so quanto potrebbe dare in una squadra che ha già Jimmy Butler come leader. Sinceramente non so perché i Rockets dovrebbero... cioè perché Miami dovrebbe farlo. I Rockets, se io fossi nei Rockets, sinceramente lo farei, perché a quel punto magari da, da Wood e Hero provi a tirarci fuori qualche cosa per il futuro. Sarebbero una coppia di giovani promettenti dai quali magari potrebbe nascere qualche cosa. Però questa è una delle tante trade, fanta trade di cui si parla, sinceramente. Invece il discorso Nuggets in precedenza, all'inizio dell'anno sì, c'è da capire due cose, se i primi Nuggets erano così tanto dipendenti da Jokic perché non avevano alternative, o se i primi Nuggets di quest'anno erano così tanto dipendenti da Jokic perché lui stava giocando su un livello di palacanestro fuori dal mondo, ora gioca sempre a livelli di Jokic, ma insomma ora è un pochino più tornato sulla terra, All'inizio dell'anno era proprio... Eh, eh, secondo me questa differenza la scopriremo soltanto ai playoff l'unica cosa che mi fa un attimo storcere il naso sui Nuggets di quest'anno è ancora Michael Porter Junior perché io mi aspettavo che questa fosse la stagione buona e invece fino ad ora non l'è stata mm, siamo lì, non è che stia giocando male ma non l'è stata e questa cosa ai playoff eh, incide perché si è già visto che Jokic e Murray non ti bastano, cioè ti fanno arrivare fino a un certo punto, ti fanno togliere diverse soddisfazioni, ma non ti bastano. Ce ne vuole un altro, e quell'altro deve essere per forza di cose Michael Porter Jr. È arrivato Mefiondu, ciao Vedo, complimenti per il canale. Ma Kerry potrebbe vincere l'MVP? Forza Warriors, PS per i non toscani, che, che significa chiorba? Chiorba significa cap capone. Un, c'hai una chiorba così, c'hai un capone grosso ma di capelli, proprio un, un, un cestone di, di capelli. E, um, Kerry potrebbe vincere l'MVP. Allora, ti dovessi rispondere ora, ti direi no. Però è anche vero che Kerry è in una di quelle situazioni in cui non lo sai mai come. gli cioè, ci mette niente, lui ha fatti un mesetto da 40 di media e partite da 60, magari due o tre nel giro appunto di, di tre, tre settimane. Non ci mette niente in un contesto del genere come gli Warriors. Quindi ora lo vedo indietro nella corsa all'MVP. Ma non mi sento quest'anno di scommetterci contro, per il momento, manca ancora troppo. Magari tra un mesetto allora abbiamo le idee più chiare. Ma... Potrebbe anche succedere. Tuzman 12. Siamo sempre nei messaggi riscattati. Ciao Edo, grazie per tutto e soprattutto grazie a te di tenermi in compagnia durante i miei progetti di grafica. Io ero appassionato. Ma grafica in che senso? Grafica 3D, progettazione auto, had, che cosa? Di preciso? Eh, comunque le domande: 1, come vedresti la coppia LeBron e Kerry? 2, ti è piaciuta la gara da tre punti? Mi è piaciuta la gara da tre punti. È l'unica cosa di fatto che mi è piaciuta, l'ho detto anche nel video. Eh, però ti piace un po' vincere facile, nel senso che, comunque metti Harry a tirare è normale che uno si diverte. Ci sono delle cose potenzialmente interessanti, tipo il, lo spot di, di tiro, eh, quello con la palla verde. Secondo me stiamo andando verso il tiro da metà campo. Non voglio dire che il prossimo anno ci sarà. Ma stiamo andando in quella direzione e, e a quel punto lì magari ti giochi tanti punti e ci sono dei giocatori, segnatamente Stephen Curry e Damian Lillard, che partono un attimo avvantaggiati. Però ecco, quel, quel, diciamo, quel frangente in cui Lillard ha tirato due volte da metà campo, e ne ha messe una e Kerry ha risposto uno su uno da tre, sempre da metà campo, secondo me è, è, è il preludio all'introduzione del tiro da metà campo nella gara del tiro da tre. Diventerebbe un circo? Sì, però lo è già, quindi non è che ci, ci perdiamo molto. La coppia di LeBron Kerry per me sarebbe perfetta. Potenzialmente più perfetta di, di una coppia LeBron Curry ci sarebbe soltanto un tridente: LeBron Curry e Anthony Davis non penso che possa mai succedere nella vita perché sono fermamente convinto che Kerry finisca la carriera agli Warriors e sono fermamente convinto che LeBron la finisca agli Lakers quindi non, non c'è proprio compatibilità però è quello, cioè con, con, un, eh, con una point forward alla LeBron James che apre gli spazi come apre lui avere un tiratore come Kerry è tanta roba e soprattutto avere due giocatori che possono costruire dal palleggio come loro per un terminale magari sotto canestro alla Anthony Davis, diventerebbe un terzetto potenzialmente immarcabile, potenzialmente invincibile, forse sì, però si parla di uno dei più grandi giocatori della storia, il più grande tiratore della storia, uno dei fisici più incredibili e unici della storia, quindi metterli tutti e tre insieme, anche a livello economico non penso che sia fattibile. Poi, 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 eh, torniamo in chat normale. Mm, che, che, cosa, che cosa è successo, ragazzi? Eh, pizziur. Perché vedevo Davide TS che l'ha taggato. Anche Mick l'ha taggato. Che è successo? Pizziur 16. Edo, il medico, mi ha detto che non posso giocare a basket, se no avrò problemi in futuro. Che faccio? Hmm. È una brutta... Non so se il 16 de, del Nick è l'età, ma è comunque una bruttissima notizia. Eh, allora, parli con la persona sbagliata, nel senso che io sono ipocondriaco e quindi io metto la salute a, avanti a tutto. E... e pe, voi sapete, insomma, la, la passione che io ho e nutro nei confronti della pallacanestro. ma di fronte alla salute io faccio un passo indietro e quindi ti direi... Comincia a fruire della pallacanestro dall'altro lato, cioè non dal campo ma fuori dal campo. Ci sono tantissime cose che puoi fare, eh, sia in riferimento al mondo della comunicazione, sul web, eh, nei media, sui giornali, televisione, puoi fare mille cose. Sia dal punto di vista anche manageriale, che è una cosa che normalmente non viene presa in considerazione, ma ci sono delle strade che ti possono essere aperte per costruirtici un futuro, per costruirti una carriera, sia dal punto di vista del non lo so anche al tavolo per esempio magari non è una cosa a lungo termine ma per iniziare a fruire del basket anche dal di fuori rispetto al campo ci sono tantissime attività poi non entro nel merito perché non ho né conoscenze del, del tuo caso né competenze chiaramente dal punto di vista medico però il suggerimento che mi viene da darti se te l'ha detto il medico se è una questione che ha a che fare con la salute Purtroppo la salute va messa, va messa davanti e l'hanno messa davanti anche fenomeni NBA del calibro, ripeto, di, se ne parlava settimana scorsa, di Greg Oden e di Brandon Roy eh, la, la dobbiamo mettere da parte anche noi, purtroppo. Ciò cioè, cioè non toglie che sia insomma, un, un brutto momento e lo capisco. Ehm, bah bah bah, aspettate un attimo. Siamo tornati sempre nei messaggi riscattati. Andre Barra, so che è un'idea impossibile. Se i Golden State draft, draftassero il figlio di Lebron, magari lui decide di andare al Golden State per un anno. Sì, perché Lebron ha detto sta cosa recentemente, era nell'aria, eh, già da, da, da un po' se ne parla del fatto che facendo i conti se Lebron resistesse qualche anno in più, potrebbe per la prima volta riuscire a giocare insieme al figliolo, magari nella stessa squadra, entrerebbe anche questa nella storia delle... NBA sarebbe l'ennesimo riconoscimento, l'ennesimo record, l'ennesima cosa per cui ricordarsi di Lebron nei secoli dei secoli. E Lebron ci cavalca un po' sopra ha detto: Sì, mi piacerebbe, vorrei farlo ora. Mh, non credo, sinceramente, che per quest'idea Lebron sia disposto. Spettate eh, perché mi sta cascando un, un filo di qua giù. L'ho visto e l'ho ripreso, pelo pelo. Eccolo là, dicevo, non credo che LeBron per questa idea sia disposto a farsi delle stagioni a livello misero, no? Cioè mi viene in mente. L'ultimo Kevin Willis, non so se è vero, Kevin Willis eh, che è stato anche un grande giocatore ai tempi dei Rockets, ai tempi degli Spurs, eccetera, eccetera, si è fatto le ultime stagioni, plurali, diverse stagioni, da dirigente in tuta, che praticamente era, non era più un giocatore, però era sempre in, al roster dei San Antonio Spurs. Ecco, io non credo che LeBron sia disposto a fare questo perché ha una carriera diversa, ovviamente, rispetto a Kevin Willis, e quindi non, non la vedo mh, troppissimo fattibile. Però con le LeBron mai dire mai, cioè, oggettivamente a questo livello di presenza come giocatore alla sua età non ce ne sono stati tanti. Quindi vediamo. Eh, Mick26, ciao Edo. Secondo me le schiacciate di Harry, Paul e Lillard sono state più belle di quelle del Dunk Contest. I Phoenix sono una contender? Per certi aspetti, guarda, sono stati Allora, in realtà partiamo dal presupposto che per me le schiacciate di Simons al Dunk Contest non mi hanno detto niente. Per carità, io non le fa un banco se rinasco tre volte. Ne parliamo neanche. Però per i livelli di, di vincere uno Slam Dunk Contest sinceramente mi hanno un po' deluso. Qualche schiacciata invece di eh, Topping e soprattutto di Stanley ci poteva stare anche di più. Ora, mh, nel giudicare anche le schiacciate allo Stargame di Kerry, Lillard e Kyrie Irving, bisogna stare attenti per due cose. La prima, per il fatto che si parla di giocatori. Molto più bassi rispetto a quelli che hanno partecipato quest'anno allo slam, slam con, slam Contest eh? Slam Dan Contest. La seconda è che sono state fatte in partita però occhio, perché non era una partita vera, era uno star game, anche particolarmente farlocco. Quindi no, non le so giudicare, sinceramente, fa impressione. Vedere che Chris Paul alla sua altezza, se non mi sbaglio è 6-1 se non vado errato, 6 piedi e 1, alla sua altezza e alla sua età riesca ancora a fare una roba di quel tipo. Fa impressione. Stephen Curry un po' meno, perché è un po' più giovane, un po' più alto, però eh, i fisici in NBA a oggi sono questi qui. Una volta, ai tempi dei tempi, quando c'era un playmaker che schiacciava, era una roba, ce l'avevi proprio una volta ogni tanto, e invece ora è così. Ehm, Caruso Gott Edo, secondo te con l'eventuale ritorno di Aldridge a Portland e con i recuperi di McCollum e Nurkic Portland potrebbe ambire almeno alle finali di Conference? Personalmente la vedo molto difficile ma solo per il fatto che giocano a Ovest quello incide il fatto che giocano a Ovest incide io so sincero penso di e ora so che mi farò dei nemici come al solito ma d'altra parte io vi devo dire quello che penso penso che la Marcus Aldridge e Blake Griffin siano due giocatori totalmente diversi che però si ritrovano in questo momento nella stessa condizione di carriera, cioè due ex All Star che ora vivono un po' di rendita tra molte virgolette del nome che portano sulle spalle, ma che a livello proprio pratico e effettivo io non li vorrei nella mia squadra, magari contender, perché? Perché Blake Griffin nel corso della carriera non è riuscito a crearsi un'alternativa credibile al tasso di atletismo smisurato che aveva nei primi anni. Da giocatore NBA, e tra l'altro, poi c'è anche la leggenda metropolitana che dice che il vero Blake Griffin, in realtà, a noi non si è mai visto perché, con l'infortunio che ebbe, che di fatto gli fece saltare tutta la prima stagione, perse almeno un 15-20% dell'atletismo che aveva prima. Io questo non sono in grado di stabilirlo, ovviamente, però durante il corso della carriera ha lavorato tanto, si vede che ci ha lavorato, ma i risultati non sono arrivati, cioè non è riuscito a mettere in piedi dei movimenti offensivi o delle letture difensive che era l'altra cosa nella quale poteva migliorare, secondo me non l'ha fatto degni del giocatore che era. La Marcus Oldridge non è mai stato un grandissimo straordinario atleta, è sempre stato un lungo dalle mani buone e normalmente i lunghi dalle mani buone invecchiano meglio. In realtà per Oldridge ni Nì, nel senso che Boh. Mi sembra che sia rimasto. Mi sembra che gli manchi un paio di passi in termini proprio di velocità, di reattività. Visto nell'ultimo periodo eh, per il giocatore che era imbarazzante, la Marcus Aldridge. Sì, per il giocatore che era eh, fatte le dovute proporzioni. Quindi inserire un giocatore di questo tipo nella tua squadra che vuole essere una contender io non lo farei. Perché rischi di pagare il cognome. Perché comunque c'hai Blake Griffin. E quindi non ti puoi permettere di dire, Mh, sì, vabbè, oggi gioca 5 minuti perché non è la partita, non, non c'è l'accoppiamento giusto. Stessa cosa per la Michael Soldridge, non te lo puoi permettere. E quindi lo paghi perché ci sono delle situazioni in cui no, non valgono il cognome che portano. Questo è il motivo per cui sinceramente non vedo messi bene i Trailblazers se dovesse arrivare Oldridge. Poi si può discutere sul fatto che se anche non arrivasse Oldridge comunque... Eh, potrebbe mancare qualche cosa a Portland anche quest'anno purtroppo però ci torniamo ehm, mm -mm. poi. Poi poi. Poi. Mm -mm. Aspetta, e eh, chi è che ha una gran visione di gioco? Tanto fumo ma poco arrosto? Di chi parlavate? Me lo sono perso. Eh, farai mai, dice il buon sir, un video sulla rissa di Ron Artest? Sarebbe bello Sarebbe... Sai qual è il problema? Che ho paura che YouTube la prenda male Quindi non potrei mettere immagini, credo Non lo so, ormai sono terrorizzato Qualsiasi cosa fa ho paura che, che mi arrivi un, un, uno strike e, e quindi magari la potrei raccontare io Però raccontata io perde parecchio eh, cioè, è bello vedere la birra per aria le cose. Cioè, è brutto e bello allo stesso tempo. È molto trash, ok. Però ora che sono passati tanti anni, ora che sappiamo che il giocatore era, Ron Artest e tutto il resto. Insomma, è bello anche ricordarlo a volte affinché non succeda in futuro nuovamente. Ehm, edo attiva better TTV per avere più emotes Non ho la più pallida idea né di che cosa sia né di dove si attivi, ma mi informerò. Um, beh, Edo Oldridge quest'anno eh, sta facendo molto bene, a differenza di Blake. Sta facendo molto bene in che senso? Numericamente? Statisticamente parlando? Forse sì. Ora non ce l'ho le medie di Oldridge, però io l'ultima volta che l'ho visto giocare. Sarà che ho negli occhi il Marcus Oldridge era. Ci sono state delle stagioni in cui la Marcus Oldridge ai playoff era giocatore da doppia doppia da 20 più 20 agile, saltando niente, era quello che faceva impressione e forse sarà che show quello. Non lo so. Ehm um... mm -mm -mm. Parlavamo di Bronny James, è presto ragazzi per valutare Bronny James, è, è troppo presto, anche perché lui è uno di quelli che il cognome gioca un ruolo importante, perché se no io non sono sicurissimo che avrebbe avuto tutti questi riflettori puntati addosso se si fosse chiamato Smith di cognome, perché comunque è un buon giocatore per i livelli ai quali è, ovviamente per l'età che ha ma il cognome incide parecchio, il fatto che tutte le partite in cui c'è Babbo in tribunale siano riprese dalle televisioni incide parecchio, insomma, è normale che sia così. Eh, Kitsune709, Edo, secondo te Ben Simmons ha raggiunto il suo massimo potenziale? Tolto il tiro, credo sia un giocatore fenomenale, ma la sensazione è che più di questo non può dare. Cioè, allora, per Ben Simmons, tutte le volte in cui si parla di Ben Simmons, la prima cosa che tutti nominano è il tiro, io per primo. Ok, perché è l'elefante nella stanza, cioè è la roba che ti viene in mente, cioè lo vedi giocare e dici se questo avesse anche un tiro, se questo fosse credibile quantomeno tirando da fuori e allora non lo puoi marcare. Vero? Però c'è un altro aspetto secondo me interessante o comunque da sottolineare, che è questo. Se vuoi, se sei anzi un giocatore con il fisico di Ben Simmons, che vuole giocare il ruolo che gioca Ben Simmons, vale a dire point forward, chiamalo playmaker eh, sovradimensionato, insomma portatore di palla, creatore di gioco, con quel tipo di fisico lì ci devi avere, secondo me, una capacità di lettura superiore rispetto a quella che ha Ben Simmons Ben Simmons per, per l'altezza che ha ha delle doti difensive secondo me enormemente sottovalutate e ha una capacità di leggere l'attacco della sua squadra enormemente sopravvalutata e forse è anche questo che lo rende un giocatore così strano perché se ci pensate bene di playmakeroni alti magari non quanto lui magari non con il suo fisico ma ce ne sono tanti ce ne sono stati tanti e tanti ce ne saranno però difficilmente il playmakerone alto non ha que quel quid in più in termini di lettura. Proprio perché non avendo il fisico da playmaker è diventato playmaker in quanto aveva delle capacità di lettura superiori rispetto alla media. Ben Simmons non ce l'ha. Secondo me Ben Simmons le capacità di lettura superiori rispetto alla media ce l'ha in difesa. E questa cosa non si è mai vista. In un giocatore col suo fisico, con le sue caratteristiche, e forse è anche questo che sta creando delle difficoltà a Philadelphia. Ma non solo a piazzarlo, cioè a capire che, che razza di giocatore possa essere quello lì. Eh, siamo sempre di fronte a uno dei grandi punti interrogativi della Lega, perché il giorno in cui impareranno a far giocare e, e, e lui imparerà a giocare in un sistema, Yannis, Ben Simmons e Zion Williamson si chiude Baracca perché tutti gli altri fisicamente non ci possono stare tra questi, per motivi diversi tra di loro. Ehm, I lunghi dalle mani buone invecchiano meglio Andrea Bagnani: esatto. Eh, però lui è invecchiato benissimo perché ora fa il, il milionario in giro per il mondo postando cose allegre sui social. E come si può invecchiare meglio di così? Voglio dire. Eh. Ehm, che ne pensi di Ludort? dice Matt Batteria. Ehm, è un possibile futuro Defensive Player of the Year? Gli standard del Defensive Player of the Year si sono molto abbassati negli ultimi anni, quindi sì, è un possibile futuro Defensive Player of the Year. Però io quando penso al difensore dell'anno, penso ai cagnacci, tra virgolette, che c'erano negli anni 90, e allora lì Ludort è, è di, di un'altra pasta. Poi ha molte più doti offensive rispetto a quei giocatori lì, però. Eh. Ehm. Um, uh -uh. Aspettate. Eh, perché mi sono perso, stavate parlando di aiello. Ah, ho ascoltato Arsenico. Sì, sì, ho ascoltato Arsenico. Uh, non mi ha colpito troppissimo. Però bisogna anche dire questo: a me, per esempio, è così. Io se mi ascolto i maneschi, info per dire, le canzoni sì mi garbano, ma neanche troppo però se vedo un'esibizione dei Maneskin, anche in televisione, non, non dal vivo, non l'ho mai visti dal vivo, se li vedo in televisione, e assumono tutto un fascino diverso, perché la presenza scenica, la coreografia, il modo di reggere il palco, la pressione. Eh? e secondo me per Aiello vale la stessa cosa, quindi non, non so giudicare. E a proposito di Aiello e dei Maneskin skin c'è Ariston 66 che però mi aveva già detto non essere un riferimento al palco. Ciao vedo, personalmente mi sono avvicinato al basket ai tempi di Blake Griffin e CP3 ai Clippers. Erano meravigliosi da vedere ma alla fine non hanno vinto praticamente nulla a livello di squadra, né prima né dopo. Come ti spieghi questa cosa? Solo sfortuna, PS sono costretto a fare un po' il tifo per i, me per i metà. In metà mi sa che, che è il correttore. So i Nets adesso che c'è Blake. Eh, quelli furono dei, mh, dei Clippers. Forse tra i più. Era una delle squadre più iconiche del tempo, la famosa Lob City, che tra l'altro ebbe una doppia evoluzione. Perché inizialmente sull'onda dell'entusiasmo quando c'era Blake Griffin e poi di Andre Jordan, perché di Andre Jordan. Crebbe tutto insieme all'ombra di Blake Griffin. Tutti i riflettori erano puntati su Blake Griffin e piano piano cominciarono ad alzare, visto che c'erano ad alzare i palloni, a Blake Griffin li alzavano anche a di Andre Jordan. E nel giro di pochissimo, i Clippers avevano preso un giocatore e nessuno si era filato di Andre Jordan e divenne uno dei lunghi di riferimento. Quantomeno da tenere d'occhio per il potenziale futuro. Quando a questi due, che erano Due dei lunghi più interessanti per il futuro di tutta la Lega, sicuramente i due più atletici, ma anche due dei più interessanti come potenziale. Fu affiancato in cabina di regia Chris Paul. La gente, me compreso, disse: È fatta, Chris Paul l'alza, quelli schiacciano, non ci puoi giocare. In realtà poi vedendoli sul campo ebbero anche sfortuna, perché secondo me in un paio di situazioni, io ricordo un paio di situazioni ai playoff in cui mancava veramente poco per fare il salto e se due o tre cose fossero girate un pochino meglio tutto il futuro della franchigia e delle rispettive carriere dei singoli sarebbe stato completamente diverso, ma il basket è anche questo, eh, ebbero anche sfortuna, ma all'interno del... Mm, di di, di, di quell'equivoco che si era creato con la Lob City non riuscirono mai a arrivare in fondo perché equivoco? Perché inizialmente era una roba che portava spostava le luci dei riflettori, cioè portava entusiasmo, si vedeva l'Op City, o oh mio o oh mai, ok? Tutte le, le cose erano buone per finire in top 10. Poi dopo ci fu invece un capovolgimento di fronte, perché i clippers cominciarono a dire noi non siamo solo l'Op City, non siamo soltanto l'Op City, che poi nel breve tempo divenne non siamo più l'Op City, non si vuole più essere chiamati l'Op City, quindi questa forma di disconoscimento delle proprie origini, del proprio passato. Lì la situazione iniziò a incrinarsi anche dal punto di vista tecnico, e poi è andata malissimo. È difficile, io mi, mi, se, mi sento di dire che è stato uno di quei progetti in cui bastava un piccolo dettaglio per rivalutare completamente tutto il corso degli anni e l'esito del progetto stesso. La stessa cosa è successa ai tempi dei Rockets quando sbagliarono 27 tiri da 3 e persero la gara de decisiva contro gli Warriors. Se non, se non fosse successa quella roba lì, ora avremmo tutta un'altra NBA. Probabilmente i Rockets avrebbero un anello al dito e le carriere dei singoli avrebbero preso tutta un'altra strada. Io inserisco quei Clippers in questo scatolino di, di situazioni. Eh, Mick26, ciao Edo, due domande, Phoenix è una contender, tra l'altro ora che mi viene in mente c'è anche qualche d'un altro che mi aveva chiesto di Phoenix e io l'ho bellamente ignorato, mi sembra, non lo so, forse è una reminiscenza passata, ho appena ricevuto un pesce, come lo posso chiamare? PS, è maschio, territoriale, è violento ed è nero con una lunga coda blu, eh, io lo chiamerei Ben... Eh, Big Ben, magari, eh? Mi sembra. No, a parte, a parte tutto. Eh, Phoenix una contender. Non lo so, non lo so. Secondo me no quest'anno. Ma nel giro di due anni si può. Chi è? Sarchia Favola? Grazie mille di cuore che sei abbonato. Tra l'altro, è il quarto mese, dovrebbe essere. Quindi è in mezzo pallone e un pezzetto. Che è una roba. Grazie mille di cuore. E spam di chi è in chat. Bene, nel giro di un paio d'anni, secondo me, si saprà se questo progetto dei Sans può diventare il progetto di una contender. Pff. Ho dei dubbi. Ero molto più ottimista inizio anno, sono sincero. Avendoli visto giocare, dei dubbi ce l'ho, poi magari approfondiremo meglio. Eh, Raffaele, qualche giorno fa leggevo su Bleacher Report un, ve un vecchissimo articolo di quelli che piacciono a me sui 50 craziest player in NBA history nella lista in cui c'era eh, di tutto da Iverson a Jason Williams, da Berman a Arenas i primi tre erano Ronald Test, la Latrell Sprewell e al primo posto ovviamente Dennis Rodman che ne pensi? Secondo te chi sono stati i tre più crazy? penso che quella potrebbe tranquillamente essere la lista dei miei giocatori più amati della storia dell'NBA Assolutamente. Eh, non lo so, il discorso è questo. Quando si valuta eh, il, il termine crazy, no? che uno può intendere come fuori di testa, può intendere come più strampalato, più strano, più... dipende come lo, lo, lo declini, perché lo può intendere anche come più assurdo anche dal punto di vista del talento, magari. E è quello a me che... Cioè, quando vedevi giocare Rodman, lo capivi che c'aveva qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri. Quando vedevi giocare Jason Williams, lo capivi che c'aveva qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri. Quando vedevi giocare Ron Artest, un po' meno, un po' meno. Eh? E questa è la vera distinzione, secondo me, che c'è da fare. Cioè, io nei crazy... Ci metto anche quelli che secondo me avevano una marcia in più dal punto di vista della genialità, genio e sregolatezza. Eh, e quindi bisogna, bisogna definire un attimo se ci vuoi intendere soltanto la sregolatezza o anche il genio. Io ci intendo anche il genio, e quindi ti dico: ehm, chi è? Gabriele0624, grazie mille di cuore. Me fiondo le campane, l'Old Saturday. Tra l'altro, di sabato, ragazzi, tenetevi pronti, siateci perché cose turche ci saranno. E, quindi, ci metto ovviamente Rodman. Ci metto ovviamente Jason Williams, perché è l'altro grande di cui io sono follemente innamorato. E, e ci metto Will Chamberlain. So che non sembra. Ma io ho in mente, per un futuro del canale, di fare una mini rubrica dedicata a tutte le follie della vita da giocatore e non di Will Chamberlain. E vi assicuro che ci può stare al terzo posto di questa lista. Assolutissimamente sì. Tante sono note, altre un po' meno note, eh, però potrebbe essere una cosa interessante. Eh? Eh, infatti dice The Real Sleep. Eh, ho visto un video di buffa su Wilt, Si sì, era crazy davvero. Ma, ma tanti. un po', Sicuramente un po' saranno leggende. Non tutte saranno vere le cose che si raccontano su Will Chamberlain, ma sono impressionanti. Ehm, m -m -m. Ciao Edo, dice Harlo MM. Quale pensi che sia il giocatore più difensivamente sottovalutato della Lega? Eh, ti dico il barba, ma sottovalutato da se stesso, non da noi. Nel senso che eh, noi facciamo bene a sottovalutarlo perché noi lo vediamo quando non c'ha voglia e quando non c'ha voglia lui sta fermo, impalato a aspettare che finisca l'azione per poi attaccare. Quindi noi facciamo bene a sottovalutarlo. È vero che non difende niente, mh? però da se stesso è sottovalutato perché secondo me. Se avesse più voglia, ha dimostrato che quando vuole difendere per davvero, gli vai via male al barba. E quindi ti dico lui. Ehm... Mm -hmm. Dice da Davi Max 18, reazione in diretta al tabellino dell'Olimpia per fine live, anche se non inerente alla live. Sì, dai, la facciamo. Eh, aspettate un attimo, dai, ci fa un salto ora. In diretta, ah, e poi dobbiamo fare anche un pollo, eh. Prima di chiudere, aspettate un attimo. E qui, se no, poi io me ne dimentico. Facciamo queste due cose e poi torno a, a, a domani. Ah, intanto, no, intanto è avanti l'Olimpia. Anche bene per il momento. Ora non voglio fare spoiler, però è avanti, basta. Non, non vi dico neanche a quanto siamo. Eh, non, non vi spoilerò niente dicendo che Mike James sta facendo una gran partita perché la potevate benissimo immaginare da voi. Eh, però vedo Zach Lee Day, e questa è una prima notizia molto interessante il fatto che sia rientrato Zach Lee Day e poi vedo, vedo, vedo che ha giocato anche Jeremy Evans e vedo Kevin Panther sugli scudi. Eh? Bene, bene, bene. Facciamo il pollo. Aspetta un attimo perché l'avevo detto che l'avrei fatto in tutte le prime live eh, sui punti canale come si devono chiamare i punti canale. Aspettate, eh. Fatemeli scrivere. No, perché non mi ci fa mente il punto? No, non mi ci fa mettere i punti interrogativo. Chi è? Davide TS. Thie... Ma è uscito un Davide troppo alto. Davide TS, grazie mille. Tra l'altro, tre mesi mi dice qui. Quindi, in mezzo pallone, in mezzo pallone e tanta roba. Quasi punti, anche quasi punti non è brutto. Ma l'ho messo, io, il sondaggio o non l'ho messo. Scusate, ma il sondaggio l'ha preso o non l'ha preso? Ah, ah vedi Sami97H aveva giustamente fatto il suo ruolo da, da moderatore evitando gli spoiler e invece io gliel'ho, però mi sono tenuto, un pochino mi sono tenuto. Non ha preso il sondaggio. Twitch è eh, un va bene, un va bene Twitch, perché se io ti metto il sondaggio, te lo devi prendere. Oh via, aspettate, eh? va rifatto da capo. Twice. È... Ovvia, oh inizia sondaggio ora l'ha preso. Vedi che lo vedo lassù Hashtag non c'è. Bene. Tra l'altro, per questa volta non, non avremo fortunatamente la cosa dell'estrazione a beccare uno che c'è in chat. E questo è positivo. Poi sabato vi spiego. Ehm, mentre aspettiamo dice ecco L8 non so se ne avete già parlato ma Drummond dove andrà? io ho il terrore che scelga i Nets alla fine, ho, ho questo terrore per lui, per i Nets e per la Lega contemporaneamente sarebbe una cosa negativa, secondo me e ora poi vediamo ehm, mm -mm. aspetta eh Intanto è una lotta serrata questo giro. Vi ricordo che l'altro sondaggio che si era fatto l'altra volta l'aveva vinto Bicchieroni. E quindi ora voglio vedere chi è che vince questo. Per ora è serratissima la lotta. C'è un leggero vantaggio di Bicchieroni che vince per il 55%. 55% Bicchiero. Bicchieroni vi sta piacendo come nome. Bene, bene, vedremo, vedremo. Ehm... Dice Leo Ferro che ne pensi dei e sono pronti a tradare tutta la squadra tranne Wood e Porter Jr. e puntare al prossimo draft. Ma almeno fosse vero, avrebbero un'idea, avrebbero un progetto, un, una strategia in mente. La mia paura è che invece stiano proprio vagando nell'ombra. Questo è. Ehm, perché non, non va fatto votare? Eppure c'era, ha vinto il 55% i bicchieroni. Ehm, no, non lo so, signori miei, perché non va fatto votare. Eh, vabbè, no, no, non lo stiamo a rifare. Tanto è, è, è così esemplificativo. Poi lo rifaremo anche sabato, quindi al massimo chi non ha votato oggi, o oh, boh, boh, se anche ha votato, vuole rivotare sabato. Sabato si rifà. Quindi non vi preoccupate. Eh, io metto, metto tutto in palio il numero di singoli voti che hanno votato, sia stavolta che l'altra volta che sabato. Quindi non c'è problema. Eh, mh, classifica migliore miglior bowler della storia. Eh. Allora, ehm, senza, senza, ti dico tre nomi senza, eh, senza metterli in ordine perché è troppo difficile. Eh, Kyrie Irving, The Answer e Skip to My Lou, Refer Holston. Gli ho visto fare cose... non ci metto White Chocolate! Sapete perché? Perché è, è tal era talmente abbascinante il talento nella, nella lettura del gioco e, e ne, in come passava la palla, che, che, che tutto il resto secondo me viene dopo. Ehm, C'è anche Franz che saluto di NBA Revival Zone che ha detto: Chiama la tua valuta i bicchieroni. In effetti, i bicchieroni sta piacendo. Sta piacendo. Um, last chance you basketball docu serie su Netflix. Che ne pensi? Non l'ho visto. Però è già la seconda o terza volta che qualcuno di voi me lo nomina. E quindi lo vorrò recuperare assolutissimamente. Assolutissimamente. Ci poteva stare anche Pitmaravic. Assolutamente anche lui. Comunque, signori miei, era tra le opzioni. Sì, sì, era tra le opzioni i bicchieroni, assolutamente. Mi dispiace per il Franz. Che è arrivato ora, eh, però eh, siamo noi in chiusura, signori miei. Perché eh, io, tra l'altro, sono anche un po' acciaccato oggi vi dico la verità. Forse l'avrete anche notato, io spero di riprendermi in tempo domani per buttare fuori i, i video del canale. Ma non lo so, ora stasera ormai la live l'abbiamo fatta. E quindi, quindi, niente insomma, eh, spero di, di riprendermi a, a breve e direi che possiamo cominciare a trarre un attimo le fila del discorso ricordandovi che domani sul canale dovrebbe ma dovrebbe uscire il, la guida al campionato di Serie A e sabato, sabato mi raccomando signori miei, sabato eh, ci sarà lo spacchettamento del computer di Shotoporter Porter e la spiegazione e presentazione del nuovo regolamento dell'Oldsup Saturday, che è una roba da fuori di testa che quando sono stato balenato, fulminato dall'idea mi sono sorpreso di me stesso. Purtroppo le idee meravigliose mi vengono soltanto per queste cose qua e non per le cose serie. Eh? Alle 3 e mezzo, sabato come al solito alle 3 e mezzo. Eh, le finali di Conference, Andre Barra, non lo so, è veramente troppo troppo presto, ma, ma ti anticipo che sfrutto la tua domanda in parte ti rispondo dicendo che quest'anno sì farò i miei pronostici per i playoff, il mio break it, l'anno scorso lo volevate, lo volevate, lo volevate e poi non l'ho fatto, quest'anno lo farò, sfrutterò anche la tua domanda, eh, basta. Eh, io, io vi ringrazio tutti di cuore di esserci stati e vi do appuntamento su Twitch a sabato aspettatevi di tutto, di tutto assolutamente, basta ciao, grazie ancora e ma, beh, Franz sei mica in no, non so se sei in chat giustamente non sei in live, perché se no eh, perché se no ti facevamo un, un ride ma eh, co confermami che non sei in live, Franz ci sei? Ci sei? Non ci sei? Fatemi sapere. C'è? No, non c'è. Se sei in chat, dai, non può essere in live. Come... A parte la gente è molto più multitasking di me. Eh, no, non c'è. Va bene, allora basta, signori. Ci vediamo domani. Grazie ancora.